nostra pianta, ha sostituito il giocatore numero 4 Menassi con il 16 Montesanto. Siamo qui con il presidente Benigni al termine del derby con la Pro Sesto vinto in carrozza per 3-0. Una buona chiusura di stagione, forse già tempo di bilanci, presto. Beh, quando si gioca con la pressione addosso, noi abbiamo giocatori che ti possono castigare. Il problema è che questi giocatori devono avere anche la costanza quando giocano con certi avversari che non ti fanno giocare. Cioè, oggi è stata una partita che dopo un quarto d'ora si poteva chiudere già sul 3-0. Però diciamo che siamo stati un po' fortunati, insomma, perché avete visto anche voi, siamo andati vicino 3 o 4 volte ai pali, ma bello così. Abbiamo dei giocatori che sono veramente, giocano un calcio eccezionale quando non sono pressati. Quindi c'è una questione di personalità che si è riflessa un po' durante tutto l'arco della stagione, quando forse la squadra nel momento in cui c'era bisogno di spiccare il volo è sempre mancato il momento decisivo. Beh, noi siamo stati sempre in zona 2, 3, 4 punti di zona playoff fino a febbraio o marzo, da lì c'è stato quel calo che purtroppo ci ha tagliato fuori. Il dispiacere oggi, cioè l'amarezza oggi, di aver visto una squadra che quando gioca un buon calcio ma non riesce a quantificare quello che ci serve nei momenti giusti, battere le squadre che hanno più fame di noi. Un'ultima cosa, poi la lasciamo andare ai colleghi di Play TV. Già pensato, da domani si incomincia a lavorare per la prossima stagione? No, cerchiamo adesso di passare una settimana ben tranquilli e poi dopo esamineremo con calma, con tutto quello che poi dopo. Fare le cose di fretta non è mia abitudine, per cui adesso abbiamo avanti, è la prima volta che io sono a Monza che finisco il campionato a maggio. Per cui vediamo, abbiamo il vantaggio di avere un mese e mezzo davanti, per cui la squadra e tutto lo staff verrà confezionato a fine di questo mese. Piacere riavere al microfono di Monza News, mister Pagliari, che salutiamo con calore, davvero piacevole poter tornare a parlare con lei. Abbiamo chiuso in modo dignitoso una stagione che forse poteva regalarci maggiori soddisfazioni, forse dove quasi tutti gli episodi ci hanno detto un po' male. Sì, io penso che noi abbiamo fatto il massimo per come si è messa l'annata, per come era iniziata, però i ragazzi hanno dato tutto fino alla fine, io la stessa cosa, è normale che in certi momenti siamo stati sicuramente penalizzati da tanti infortuni, da tante situazioni, alcune partite come a Cremona, col Padova in casa dove dovevamo vincere, la fortuna non ci ha aiutato ed è normale quando mancano 6-7 giocatori importanti su un gruppo come il nostro, questo si possa anche far sentire, però è un merito in più a questi ragazzi che chi ha giocato ha dato sempre tutto, oggi si è visto, perché anche chi ha giocato meno come Breviario o Corradi hanno fatto una grande partita, significa che c'è stata serietà nel lavoro. Una sola domanda prima di lasciarla ai taccuini dei colleghi: c'è possibilità di rivederla ancora sulla panchina del Monza l'anno prossimo? Ma sì, c'è anche la possibilità che io rimanga qui, dobbiamo parlare con la società, vediamo un attimo, è tutto aperto, è normale che se i nostri programmi o progetti collimano, bene, altrimenti c'è un rapporto talmente leale e cordiale con la famiglia Benigni che ci può anche essere. Quindi lo scoglio, spiacevole scoglio del dopopartita di Monza, vero? Non è dimenticato, superato, non sarà un pregiudizio, una pregiudiziale per lei eventualmente? Proprio, mi conoscono bene, io sono un tipo che dico sempre quello che penso in faccia, è stata una discussione lieve che veniva però dopo 3 o 4 sconfitte consecutive è diventata pesante. Siamo qui con Mister Sala al termine del derby tra Monza e Pro Sesto, chiuso sì con 3-0 a favore del Monza. Chiediamo al mister che sensazione ha provato a tornare nel suo vecchio stadio, che ambiente ha trovato, insomma anche un bilancio sulla stagione della Pro Sesto che possiamo considerare molto positiva. Sì, la sensazione è sempre buona, torno sempre tra amici perché qua sono stato bene, sono andato via, però ho sempre un buon ricordo e delle buone amicizie, per cui ci tengo a mantenerle. Per quanto concerne la partita, è stata proprio la classica partita di fine stagione, quando non c'è praticamente niente in palio per nessuno possono venire fuori queste partite. Avevamo anche molti assenti, però non mi lamento per questo. La squadra ha giocato una brutta gara,
e ha meritatamente perso. Per quanto concerne il resoconto del campionato, direi che è stato un campionato più che positivo, siamo stati sempre fuori dalla zona calda, siamo salvati con largo anticipo, per cui sicuramente la squadra ha fatto bene. Siete stati anche autori di imprese non indifferenti, come sì. La vittoria a Cittadella, vittoria a Padova. Ho fatto anche delle imprese importanti, vincendo a Padova, vincendo a Cittadella, vincendo 5 volte in trasferta a Lecco, vincendo a Manfredonia, per cui direi che la squadra nel suo complesso ha fatto un buon campionato. Direi sono contento per quello che i ragazzi hanno fatto e niente, adesso vediamo in settimana, magari ci troveremo con la società e vediamo se c'è la possibilità di ripartire o meno. A proposito di futuro, mister, ha già corsa qualche voce che la vorrebbe di ritorno qui in panchina Monza? Lei smentisce, conferma? C'è stato qualche abboccamento con la famiglia Bignini? No, abboccamenti no, assolutamente. Io chiarirò la mia posizione, penso in questa settimana ci sarà magari l'ufficialità in un senso o nell'altro, però penso che adesso la priorità è sicuramente alla Pro Sesto. Mi ha dato fiducia. Come è giusto che sia, la Pro Sesto mi ha dato fiducia anche in un momento di difficoltà ed è giusto che la priorità sia loro.